Crack it. Crack it. Rientriamo in studio, come anticipato per questa seconda parte, ancora spazio alla Serie D e lo facciamo, come ha detto anche Angelica a conclusione della prima parte di 105 Sport, apriamo riservando la nostra prima pagina di questa seconda parte al Santa Maria Cilento, ritornati in campo dopo 3 settimane e i giallorossi purtroppo sono incappati in uno scivolone per certi versi inatteso sul campo del Castrovillari. La formazione di Angelo Nicoletti, a dire il vero, non ha giocato male, ha cercato anche di vincere la partita, ma alla fine all'incasso è passata la formazione calabrese, che spera di uscire dalla zona minata della graduatoria, mentre forse questa sconfitta tarpa definitivamente le ali al Santa Maria di poter agganciare un posto nella zona che conta della graduatoria. Vediamo il servizio. Il Santa Maria Cilento non riesce a dare continuità alla vittoria ottenuta sul campo del Rende e, pur offrendo una buona prova sotto il profilo del gioco, torna a casa dalla trasferta di Castrovillari a mani vuote. La partita per gli uomini di Nicoletti si mette subito in salita. Al secondo minuto Tripicchio con una bella girata beffa Grieco. Poco dopo il quarto d'ora il Santa Maria si riporta in parità. Maio di testa firma l'1-1. I giallorossi ci credono e provano a portarsi in vantaggio con Simonetti e Cunzi, ma il punteggio non muta. Nella ripresa è sempre il Santa Maria a creare le migliori occasioni da rete. Cunzi, Ovisac e Maggio mettono a rischio la prova del Castrovillari, che però non capitola. Mentre al 33esimo Padin, da poco subentrato a Trofo, con un colpo di testa trova la rete del vantaggio per la formazione calabrese, che si porta a casa i 3 punti e torna a sperare di uscire dai play-out. Il Santa Maria Cilento resta a centro classifica e giovedì ospita al Carrano un'altra pericolante, il Giarre, con l'auspicio di centrare i 3 punti. Ecco, abbiamo visto il servizio sul Santa Maria sconfitto a Castrovillari. Vediamo anche rapidamente i nostri top e flop della formazione giallorossa del presidente Tavassi. Maio, l'autore della rete, fra i top. Campanella, il capitano, finisce tra i flop di giornata. Prima di collegarci con Giuliano Pisciotta per fare l'analisi a 360 gradi della Serie D, e poi parleremo brevemente anche di Eccellenza, che ieri ha osservato il suo turno di riposo in attesa di queste 2 partite finali. Giuseppe, una sconfitta per il Santa Maria, che significato ha per te? Beh, certo, dopo che hanno conquistato i 38 punti, credo che abbiano mollato mentalmente anche sotto l'aspetto dell'obiettivo. Sanno che ormai i primi 5 posti sono già delineati. Peccato, perché almeno quello che dicevano all'inizio di campionato, volevano migliorare la posizione dell'anno scorso, anche per gli acquisti che hanno fatto con i vari Cunzi, Gabbionetta. Quindi credo che sia una stagione, fra virgolette, quasi anonima oppure fallimentare, bisogna vedere da quale lato si guarda. Credo che ormai il Santa Maria ha tirato i remi in barca, ora spera di fare quei 3 punti di salvezza sicura, e credo che non ha più obiettivi da centrare. Ecco, diciamo. Però già, diciamo, confermarsi per il secondo anno consecutivo in Serie D, certo, le premesse erano altre. L'obiettivo minimo è stato questo. Già. Le premesse erano altre, però rimanere in Serie D è già importante per una piccola realtà come se forse vorranno venire a fare bella figura, come ha detto poi il dottore prima, a Vallo l'ultima partita, ma credo che sarà una festa collettiva, perché non ce n'è bisogno forse neanche di giocarla quella partita. Benissimo, ed ora è il momento di collegarci con Giuliano Pisciotta. Buonasera Giuliano. Ecco, non abbiamo il ritorno in studio, Giuliano. No, forse è un problema nostro, Proviamo? Sì, ci siamo. Perfetto. Giuliano, ecco,
a te l'analisi di questa giornata, già ci proiettiamo a quella prepasquale di giovedì che si annuncia pirotecnica, visti gli scontri incrociati tra le prime quattro, anche se la gara della Cavese, dopo la sconfitta della Lecce, assume un aspetto un po' meno importante rispetto a quella che andrà in scena da Cireale, dove arriva la capolista. Giuliano, ecco. Sì, buonasera intanto e grazie sempre per l'invito. Lo dicevi poc'anzi, è una partita che potrebbe avere un significato differente per quello che c'è da giocarsi. La Lamezia si è tirata un po' una zappa sui piedi rispetto agli obiettivi, insomma, rispetto all'obiettivo di proseguire nella corsa verso la Serie C. Addirittura si vociferava nella serata di ieri di un possibile esonero di Sasà Campilongo alla vigilia della partita contro la sua ex squadra, la Cavese. Al momento, almeno fino ad ora, non c'è notizia ufficiale di questo possibile esonero. È una partita che comunque va giocata con la giusta concentrazione da parte della Cavese. Si gioca senza pubblico per effetto della squalifica del campo maturata dopo la gara contro la Gelbison, e quindi insomma, non è che sia proprio così semplice da giocare. La Lamezia, o meglio, la Cavese è la squadra tra le prime quattro che non ha ancora affrontato il turno di riposo, quindi vale a dire il corrispettivo della gara con l'FC Messina, quindi avrebbe 3 punti virtuali in meno da poter spendere rispetto alla Lamezia, e nell'eventualità di vittoria della Lamezia e di sconfitta della Gelbison, lo stesso Lamezia potrebbe ritirarsi dentro alla bagarre per la Serie C. Quindi nulla è scontato per la partita di giovedì pomeriggio al Simonetta Lamberti. Vediamo la classifica appunto con un successo e una sconfitta della Gelbison. Il Lamezia potrebbe ancora provare a dire la sua. Il Lamezia ha 29 partite, la Gelbison 30, quindi 61 e 3, 64. Con l'eventuale sconfitta, l'eventuale vittoria della Cireale contro la capolista, si rimescolerebbero ulteriormente le carte. Ovviamente Giuseppe accanto sicuramente starà facendo 12.000 scongiuri. Fortunatamente non lo state inquadrando, ma giusto così. Ovviamente io non sto facendo il Tu tifo l'hai per la visto però, Gelbison. l'hai visto, l'hai visto tu, l'hai No, ma immagino, beccato. ma li sto facendo io stesso gli scongiuri, perché sicuramente ho più piacere che possa primeggiare il mio amico Gianluca Esposito e qualche altro amico che ho nella rosa rossoblu, piuttosto che una Cireale in questo girone. Però facevo l'ipotesi dei numeri, e quindi per avvalorare la tesi che Lamezia non starà sicuramente a stendere il tappeto rosso alla Cavese giovedì pomeriggio, la Cavese dovrà insomma sfoderare la miglior prestazione possibile, non certo quella vista contro la Gelbison, anche per gli enormi meriti della Gelbison, per riuscire ad avere la meglio alla squadra che ancora oggi, ancora attualmente, è allenata da Sasà Campilongo. Una giornata importante, scusami Gerardo, una giornata importante perché con altri risultati, non quelli elencati in questo frangente, tipo KO della Cavese e vittoria della Gelbison, non credo si siano dette le messe, ma più o meno sarebbe una bella zampata dei Vallesi verso la storica Serie C. Quindi non ci saranno sentenze definitive, perché ci sono comunque altre 5 giornate da giocare, però insomma, con questa combinazione di risultati, due del Lamezia a Cava e due della Gelbison ad Acireale, il campionato potrebbe prendere una piega quasi definitiva fino al termine della stagione regolare. Definitiva, perché più 5 e recupero con il rende se ne va 8 a 4 giornate dalla fine, di cui deve fare 2 partite in casa con Santa Cataldese e Santa Maria, squadre alla portata della Gelbison. Credo C'è che anche gli ulteriori potrebbe scontri succedere diretti per la l'impossibile. Cireale. Sì, no, ma la Cireale ha anche l'altro scontro diretto con la Cavese alla fine. Se non erro, deve ancora giocare contro il Lamezia, appunto, tra le ultime due gare. Non sono le ultime due, insomma, altri 2 scontri diretti per la Cireale. Ci sarebbe un bel po' da poter gioire in caso di doppia combinazione di questi risultati. Ecco la Cireale, Giuliano, che deve recuperare 3 partite, anche in caso di successo, però sarà chiamato a uno sforzo eccessivo.
davvero fuori luogo, perché tre partite da recuperare in tempi rapidissimi e sarà costretta a giocare praticamente ogni 3 giorni. Eh sì, a meno che non hai una rosa gigantesca o non hai la capacità di chiudere i conti delle tre partite nei primi 20 minuti, mezz'ora, ci sarà comunque uno sforzo fisico profuso, importante, ed è chiaro che insomma, non c'è l'abitudine da parte dei calciatori di giocare con questi ritmi, se non accade in Serie A, in Serie B, non certo in Serie D, quindi anche con ritmi di allenamento differenti ci sarà comunque la componente fisica e atletica da valutare, che potrà essere un importante ago della bilancia nel prosieguo della stagione della Cereale, limitatamente a questi recuperi. 20 e 27 aprile e 1º Sì. maggio dovrebbero essere le Sì. date, quindi si incrociano insieme alle giornate regolari del campionato. Insomma, ci vorrà una cereale in versione Terminator, una cereale in versione Schwarzenegger dei tempi migliori per poter gestire anche atleticamente queste partite. Al netto della considerazione che si giocherà contro magari un Licata che ha già detto definitivamente arrivederci alla prossima stagione. Poi ci sono Biancavilla e Castrovillari che invece devono avere, hanno sicuramente esigenze di punti importanti. In questo caso, queste due partite saranno sicuramente più dispendiose rispetto a quella con il Licata, proprio perché il Licata ha già quasi concluso definitivamente la stagione mantenendo la categoria. Non è proprio così scontato che la Cereale le vinca tutte e tre. Certo, e Giuliano, chiudiamo con la Cavese velocemente. Ieri ha vinto nel finale con il solito Allegretti, e quindi si è ripresa dalla brutta prestazione con la Gelbison. Ha giocato una partita molto intelligente, innanzitutto perché sul campo dell'Aversa Normanna non è praticamente possibile giocare a calcio. Sì, lo sappiamo, l'abbiamo Quindi visto il terreno. qualsiasi manovra con palla bassa a cui la Cavese è abituata non era possibile, e in questo senso si inquadrano le scelte iniziali di Troisi, che ha puntato su un 4-2-4 praticamente senza palleggiatori a centrocampo, con Corigliano e Palma a fare quasi esclusivamente lavoro di interdizione, e appunto quattro attaccanti con Bacio Terracino che ripiegava sulla linea mediana per dare una mano ai compagni appunto di centrocampo. Un po' alla volta è cresciuto ovviamente la disabitudine in un certo modo su ronde palle, su fisico e non con palla terra, ha creato qualche difficoltà alla Cavese, che nel secondo tempo è cresciuta, ha provato a giocare proprio sulle manovre classiche con la posizione del terzino e insomma a fondo con palla a terra, trovare anche un gran bel gol di Allegretti, che nonostante il terreno di gioco non fosse proprio perfettabile, è riuscito a mantenere palla bassa, a incrociare un pallone che il portiere dell'Aversa è riuscito a crollare. Giuliano, giusto una battuta perché ora l'audio va e viene un momentino. Vediamo, chiedo anche lumi alla regia per... Ci siamo? Mi Ci sentite siamo, ci bene? siamo, ci siamo, ci siamo. Ok. Ecco, una battuta anche sulla tua Nocerina, pareggiato, però è uscita dalla zona playoff. Sì, pareggio che non serviva né alla Nocerina né all'Avello, visto che l'Avello è ancora impelagato nella lotta per evitare i play-out, quindi per mantenere la categoria. La Nocerina esce fuori dai play-out, una prestazione non proprio eccellente. Mazzeo ha divorato un paio di occasioni nitidissime per portare in vantaggio la Nocerina. Diciamo che a parte il punteggio, ma che magari avrebbe meritato qualche gol in più da una parte e dall'altra, poi è stata una partita sostanzialmente equilibrata, con primo tempo in favore della Nocerina e secondo tempo in favore dell'Avello. Giovedì c'è questa notturna che avrebbe dovuto disputarsi con il pubblico, ma per intemperanze si giocherà a porte chiuse, a meno di un ricorso vincente che credo possa essere esaminato e discusso nella giornata di mercoledì. Nocerino e Nola si giocherà senza pubblico ma sotto i riflettori, con diretta TV streaming sui canali ufficiali social della Nocerina. Non servirà, ti ripeto, un risultato non serve a nulla. La Nocerina deve provare a restituire dignità a questa stagione, che insomma potrebbe avere la stessa piega che Giuseppe Fontana aveva attribuito alla stagione della Polisportiva Santa Maria. Per la Nocerina probabilmente sarebbe fallimentare non approdare ai playoff, nonostante le attenuanti dei 2 mesi di blackout coincisi con le trattative per il passaggio societario.
Ecco, hai citato il Santa Maria, visto che Giuseppe si è espresso, voglio sentire anche la tua versione. No, la mia versione è la stessa. Loro avevano puntato a migliorare quello che era stato fatto nella stagione scorsa e puntare a migliorare quello che era stato fatto nella scorsa stagione probabilmente significava tentare un aggancio ai playoff. Ci sono tantissime attenuanti anche per il Santa Maria perché c'è stato un lungo periodo in cui il mister ha dovuto far fronte a una serie sconfinata di infortuni, però insomma il fatto che stiano già tirando i remi in barca vuol dire che non, hanno già insomma, archiviato questa annata, salvezza tranquilla. Sicuramente per la storia del Santa Maria, della Polisportiva Santa Maria, è una tacca in più da segnare a curriculum, ma rispetto agli obiettivi dichiarati all'inizio stagione, sicuramente non è qualcosa che può essere interpretato positivamente. Certo. Giuliano, ti volevo chiedere cosa ne pensi della non notizia ufficiale da parte degli organi di informazione del Santa Maria, delle dimissioni del direttore sportivo, che l'abbiamo saputo per via traverse, ma non dal loro canale ufficiale. E sono scelte societarie, ovviamente il responsabile della comunicazione è guidato dalla proprietà e se la proprietà sceglie di non parlare è giusto che il canale ufficiale non si esprima. Però, insomma, non so per quale motivo non è stata ufficializzata questa fine rapporto con il direttore sportivo, però. Ovviamente poi c'è il condimento di tutte le chiacchiere, di diatribe interne con dirigenti che già c'erano negli anni passati e via dicendo, però queste ovviamente restano chiacchiere da bar che probabilmente anche sui social vengono fuori. Nel momento in cui non c'è voce ufficiale, è chiaro che possano essere poi pure giustificate le chiacchiere da bar. È così, ricordiamo che già da qualche mese non si vede a Santa Maria, a Castellabate, meglio, Antonio Amorio, che era il giovane direttore sportivo che ha iniziato questa stagione ed è intervenuto diverse volte anche in questa trasmissione. Anche lui aveva parlato di questi obiettivi importanti da raggiungere, poi magari resosi conto che non era più possibile, forse non sappiamo le motivazioni vere per cui Assolutamente. si è arrivati a questo, tra virgolette, divorzio. Giuliano, lasciamo la Serie D e proiettiamoci su questo torneo di eccellenza che non sembra finire mai. E avremmo dovuto essere alla penultima, invece ci sono ancora queste 2 giornate da giocare. Le date sono state indicate dagli organi regionali del Comitato FIGC Campania nel 16 e nel 23, ma potrebbero anche eventualmente slittare. E hai notizie fresche dell'ultima ora, possiamo dire, o siamo a queste 2 date? Ci sarebbe una sola settimana di bonus eventualmente per poter chiudere questo torneo, la stagione regolare e la post-season nel campionato di eccellenza, perché la LND ha dato come deadline il 22 maggio, 23 maggio per definire il duo di squadre che parteciperanno ai playoff nazionali e quindi agli spareggi nazionali per le seconde, quindi ci sarebbe al momento solo un'altra settimana di bonus, un altro weekend di bonus da poter sfruttare per poter giocare poi consecutivamente la post-season regionale e la post-season nazionale con le 4 partite semifinali e finali che decreteranno le altre due società che andranno in Serie D con le due promosse dei triangolari. Girone, la settimana è stata movimentata dall'esonero di Severo De Felice dalla Scafatese e dalla nomina del nuovo allenatore Maurizio Coppola. Maurizio Sì, Coppola. esperienza assolutamente sì. Maurizio Coppola, ex Afragolese, ex Sorrento, insomma, un allenatore esperto che conosce molto, molto bene la categoria anche da calciatore, non solo da tecnico. Lascia perplessa la scelta di esonerare De Felice a 2 turni dalla fine della stagione regolare, però probabilmente qualcosa sarà scattato nella mente del patron Enzo Cesarano per decidere, per optare nel cambio della guardia in panchina. Nelle ultime partite la Scafatese ha comunque dovuto fare i conti con diversi infortuni e quindi
so quanti miracoli avrebbe mai potuto fare De Felice in condizioni, con quelle condizioni di organico. Quindi, scelta fatta, ufficializzata praticamente a cavallo dei festeggiamenti per il centenario della Scafatese 1922, che si sono celebrati nello scorso weekend. Ci ha partecipato probabilmente anche come ex calciatore Severo De Felice, oltre che ormai ex allenatore. E boh, vedremo insomma in questo periodo di pausa quanto Maurizio Coppola abbia saputo imprimere la sua impronta nella squadra gialloblu in chiave playoff. Ecco, Giuliano forse ha pagato il fatto di essere scivolato fuori dal podio a vantaggio dell'Agropoli. È una bella lotta questa per il terzo e quarto posto, considerato che il primato sembra essere ormai in mano all'Angri con il San Marzano che ci ha provato, ma si deve accontentare del Sì, secondo posto. aritmeticamente sì, cioè nel weekend prossimo questa gara esterna per l'Angri con il Costa d'Amalfi che avrebbe bisogno di punti per evitare la coda dei playout. Ovviamente c'è un netto divario tecnico tra le due squadre. E poi c'è l'ultima gara che è il derby tra Angri e Scafatese, ad Angri con la Scafatese che è già praticamente, non dico certa, anzi sì, dovrebbe essere già certa di essere una delle due migliori quarte e quindi qualificata ai playoff, con la possibilità tra l'altro di poter ancora provarci a chiudere al terzo posto anziché da quarta, però insomma, i playoff sono praticamente certi per la Scafatese e credo a questo punto che anche il cambio in panchina possa inquadrarsi come una sorta di preparazione alla post-season, diciamo regionale e un'eventuale qualificazione agli spareggi nazionali. Ci ritroveremo dopo la pausa pasquale il 25-26 aprile. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie a voi, tanti auguri e Buona buona serata. serata. E salutiamo nel salutare Giuliano Pisciotta. Non so se dalla regia è pronto il prossimo turno della Eccellenza, altrimenti possiamo chiudere qua questa seconda parte. Dobbiamo Eh ancora sì, fare il prossimo turno. andiamo al Ecco, prossimo vediamo. turno della Serie D, sì. Sì. Acireale Gelbison, Sant'Agata Portici, Cavese Lamezia Terme, Cittanova San Luca, Paternore Alaversa, Rende Biancavilla, Polisportiva Santa Maria Giarre, San Cataldese Castrovillari, Trapani Licata. Riposa invece il Troino. Ecco, quindi abbiamo detto tutto, Sì. Giuseppe, quindi possiamo chiudere così. Certo. È un giovedì di fuoco, possiamo dirlo, però. Bene. Si conclude qui, Gerardo, la seconda parte. Ora è arrivato anche il momento di Di salutare, salutare Giuseppe fare gli Fontana. Tantissimi auguri auguri di buona anche Pasqua, da ci parte mia a rivedremo voi e ai nostri sicuramente nel dopo telespettatori. Pasqua. E quindi 2 o 3 minuti di pubblicità, linea alla regia. A tra poco per noi parleremo di calcio a 5. Cracking.